Volevo ringraziare soprattutto per questo invito, per questa occasione di parlare qui in quest'aula, in questa occasione della conferenza. Devo dire che Longhi non ha avuto la reputazione negli Stati Uniti che ha in Italia, e anche per questo sono molto lieto di rappresentare un'eccezione un po'. In questo momento sto lavorando su una mostra su Valentin de Bologna e per questo ho scelto questo soggetto. Devo dire che il mio italiano è difettoso, per cui farò il massimo per aiutarmi. Nell'anno di 1935 Longhi faceva un pseudo-intervista, un gioco che a lui piaceva. È stato pubblicato come una recensione dalla mostra parigina storica dell'anno precedente, Les Peintres de la Réalité. Mostra che ha ridimensionato la nostra visione della storia della pittura francese del XVII secolo. Longhi faceva parte del comitato scientifico, Charles Sterling, giovane curatore al Louvre, aveva appena 33 anni, scrisse l'introduzione. L'ambizione degli organizzatori era nient'altro che di eguagliare l'effetto della grande mostra quasi mitica sulla pittura dei primitivi francesi del 1904. Scriveva Sterling: «Se un giorno si fa per questa mostra l'onore di paragonarla con quella dei primitivi francesi organizzati nel 1904, si avrebbe fatto quello che si voleva fare». E infatti, per la storia del gusto è stato simile. 9 anni fa, nel 2006, si dedicava un'altra mostra in ricordo di quello del 1934, ripubblicando il catalogo con aggiornamenti. Mi chiedo se sia possibile oggi concepire una mostra con un simile visione d'assieme e un simile effetto. Comunque sia, nella mostra del 34, la grande scoperta pubblica, e anche per gli specialisti, era costituita dalla presenza di 12 quadri attribuita a Georges de la Tour, alcune coppie, altre nuove attribuzioni, e di 10 dei fratelli Lenin. Una presentazione che costituiva l'introduzione ufficiale, diciamo, e l'effetto può essere giudicato dal fatto che a Parigi siano fatte 2 grandi mostre monografiche dedicate a La Tour nel 1972 e 1997. C'era inoltre una a Washington nel 1996 e un'altra si terrà a Madrid nel prossimo anno. Esistono almeno 3 monografie sull'artista e anche il catalogo dell'opera completo, l'indicazione più sicura della sua entrata nel canone ufficiale dei grandi maestri. È la stessa storia con i fratelli Lenin. Una grande mostra organizzata a Parigi nel 1973 e un'altra che aprirà a San Francisco, Fort Worth e Parigi l'anno prossimo. E di nuovo il catalogo dell'opera completa. Per Sterling, La Tour era l'artista più enigmatico e fra gli artisti più originali del Seicento. Per certi aspetti, una scoperta per il XX secolo simile a Vermeer per il XIX, e cioè un artista che sembrava privilegiare i valori formali oltre il soggetto o l'espressione. Si può documentare la crescente ammirazione per l'artista analizzando gli acquisti del Louvre, il primo quadro ad entrare nel museo fu La magica natività nel 1926, le altre 7, incluso 2 coppie, dal 1948 in poi, con una certa accelerazione dopo 1970. Ma ancora più impressionante sono gli acquisti dei musei americani negli stessi anni di dopoguerra.
1948, le istruzioni della Vergine del Frick Museum, subito dopo considerata una copia. 1951, San Pietro Penitente di Cleveland. 1966, Due Vecchi di San Francisco. 1960, La Buona Fortuna del Metropolitan. L'acquisto creò un scandalo in Francia e Malraux, allora ministro della cultura, dovette difendersi davanti a un tribunale. 1963, la Maddalena Reitzmann, ora al Metropolitan Museum. 1972, la Zuffa del Getty. Poi, dopo il successo clamoroso della mostra parigina del 1972, abbiamo 1974, la Maddalena di Washington. 1977, la Maddalena di Los Angeles. 1981, i barri del Kimball di Fort Worth. È veramente impressionante l'effetto di questa mostra sul gusto, anche gli acquisti dei musei. Anche, o piuttosto soprattutto, Longhi rimase colpito dall'artista. Si chiedeva attraverso l'autointervista: mi rimane ancora da chiederle una sua precisione su Delatour. In questi giorni se ne leggono delle apologie ingegnosissime. Risponde Longhi alla sua autodomanda: le dovrebbe vederlo, è un pittore sorprendente. Non abbiamo strumenti di misurare il genio, ma sento che il talento per Delatour spezzerebbe più di un manometro. Qui siamo di fronte al genio di Longhi. Si ricorderà l'immaginato dialogo sul ponteggio della Cappella Brancacci fra Masaccio e Massolino nel saggio Fatti di Massolino e Masaccio. Qui, in una specie di dialogo pseudo-socratico, lui si pose la domanda a cui avrebbe voluto rispondere e crea l'impressione che la domanda così posata sia quella più urgente. In contrasto con Latour e i fratelli Lenin, la presenza Valentin era piuttosto modesta. Pensate, abbiamo a che fare con un artista che non ha mai perso la sua reputazione in Francia. I suoi quadri sono stati molto ricercati dai collezionisti durante il Seicento, sia in Italia che in Francia. Si ricorda che il cardinale Masarino ne aveva 8, che sono i quadri di Valentin, che sono stati scelti per decorare la Chambre du Roi a Versailles, che il quadro delle quattro età dell'uomo posseduto nel Seicento da Jacques Bordier, avvocato al Parlamento di Parigi e collezionista, valeva più di un bacchanal di Poussin. A Roma nel Settecento Jacques-Louis David ha copiato l'ultima cena di Valentin, oggi nella Galleria Nazionale di Palazzo Barberini, ma dipinto in origine per la Galleria di Palazzo Mattei. Peccato che la copia di David sia perduta. Infine, la fortuna di Valentin non era per niente diminuita nell'Ottocento. Charles Blanc dedicò all'artista una biografia nella sua Storia della pittura di 1862, difendendolo come uno degli artisti francesi più celebri. Questo nel momento cruciale del nuovo movimento del realismo in Francia. E in effetti, Charles Blanc fa la sua introduzione dell'artista come se fosse la visita immaginaria di un rappresentante di quel movimento realista e bohemien che, lamenta Blanc, non si ferma davanti ai quadri sublimi di Lesueur, ma, e lui racconta adesso, preferisce qualche scena volgare in cui le carne palpitante si distacca dal fondo scuro. Vista la reputazione di Valentin e la sua importanza per l'arte francese, si poteva immaginare una presenza cospicua e non soltanto dei 4 dipinti attualmente presenti nella mostra di 1934. E allora, cos'era successo? Prima di tutto, sospetto che l'artista sembrasse forse troppo familiare agli organizzatori. Ci voleva una scoperta eclatante,
o perlomeno una novità. Ma c'è un'altra cosa da considerare. Latour entrava perfettamente nell'estetica moderna emergente dopo la Prima Guerra Mondiale, con il gusto trionfale di un modernismo moderato basato sui modelli classici del passato e promossi dalla rivista Valori Plastici e il Rappel à l'Ordre de Jean Cattot. Dei quadri pierfrancescani di Balthus e in Italia del poetico metafisico e del realismo magico di Alberto Servigno, Carlo Carà, Giorgio Morandi, Antonio Donghi e Casarotti. In effetti, troviamo Longhi descrivere un quadro famoso di De Latour in questi termini. Ma che quadro quello dei Barri? Che strapalata, preziosa, la cortigiano lorenese alla moda del 1630. Questo suo viso come un ovo di struzzo farà certamente spasimare il nostro Casarotti. Ma non sarà questa una ragione per cantar vittoria, perché qui l'arcaismo è provvidenzialmente avvolto a una verità di lume per quanto eccezionale. E insomma, un'analisi completamente in linea con il movimento dei valori plastici. L'idea di una verità di lume è un riferente costante nell'estetica longhiana, sia quando scrive su Masaccio, Piero della Francesca, Giovanni Bellini, Caravaggio o Gentileschi. Ovvio che l'analogia del viso con l'ovo di struzzo vuole indicare l'esempio, il paragone con Piero della Francesca, il cui esempio è stato così importante anche per Casarotti. E qui bisogna ricordare gli studi di Longhi sul Caravaggio, proseguivano insieme con quelli su Piero, su quale, come si ricorda bene, Longhi ha scritto un libro famoso uscito nel 1927. È bello ricordare le parole di Longhi in quel libro, nella sua descrizione dell'annunciazione di Piero nel ciclo della croce ad Arezzo. Offrendoci, scrive, offrendoci Pietro, in essa la pittura forse più inaspettata di ogni tempo italiano, un'opera dove il fiabesco notturnale del gotico colima col classicismo antico, con luminismo struttivo di Caravaggio, con quello magico di Rembrandt e persino con la pesatura pulviscolare del Seurat. Il gusto dell'arcaismo, insieme con la tendenza a privilegiare uno stile nazionale, spiega la preferenza della mostra parigina del 1934 delle opere di Nicolas Tournier dopo il suo rientro in Francia e Le nature morte di Lubin Bogin. Così, nella tavola d'altare di Tournier, Lamentazioni di Cristo, Stirling esalta in maniera molto indicativa per quel momento che l'artista è debitore né dell'Italia né della Fiandra e sottolinea che l'espressione dolorosa delle figure di Giuseppe Arimatea e di San Giovanni Evangelista fa pensare ai primitivi. Immagino che lui pensasse alla tavola di Jean Fouquet. Cercando così una traccia dell'autentico stile francese, si ricordi anche che Fouquet è andato in Italia e poi tornato in Francia. Bisogna dire a questo punto che non c'è niente, ma niente di arcaico e del profumo dell'incenso chiesastico dei primitivi nei quadri di Valentin, un pittore completamente moderna, ma nel senso dell'avanguardia del Seicento e del movimento realistico dell'Ottocento e non nel senso del pseudoclassicismo del frigorifero di dopoguerra. Potremmo discutere la validità di una storia dell'arte che ricostruisce il passato basato sul gusto del presente. Lo apprezzo come un fenomeno estetico, ma non dobbiamo confondere i nostri valori con quelli dei nostri antenati. Come un professore venese mi diceva anni fa, siamo qui non per approvare, ma per capire.
Comunque c'era qualcos'altro che limitava il posto concesso a Valentin nella mostra. Secondo Sterling, Valentin era un vero seguace di Caravaggio, ma anche l'artista meno francese, non soltanto perché non aveva lavorato in Francia, ma perché mancava in lui la maniera solenne e tipica del suo paese. Dunque, un argomento basato su un'idea di uno stile nazionale. Longhi, da parte sua, aveva capito bene questa posizione critica e si poneva inoltre la domanda: i nuclei caravaggeschi della mostra non erano forse abbastanza nutriti? Nutriti o nutriti? E rispondeva: al contrario, soprattutto per quel che riguarda il misterioso Georges de Latour, che ne esce da trionfatore. Un po' meno forse per il Valentin, pittore efficacissimo, ma che i nostri amici francesi tengono un po' in sordina perché par loro troppo italiano. Toccherà a noi di spiegare quanto egli ci sembra trasalpino per il suo umore melanconico, appassionato, per il suo caravaggismo sentimentalizzato, che al postutto ci piace moltissimo. Bisognava aspettare 8 anni per un approfondimento delle sue idee nel suo fondamentale saggio Ultimi studi su Caravaggio e della sua cerchia, pubblicato nella rivista Proporzioni nel 1943. Soltanto 3 anni dopo l'articolo apparso in Critiche dell'arte del simile peso, Fatti di Massolino e di Masaccio. E mi piace tanto questo collegamento degli studi su due epoche tante distanti l'uno dall'altro. Di nuovo, Longhi notava che né il Valentin né il Serodine sono stati fino ad oggi intesi come si dovrebbe. Ma mentre nel 1987 e di nuovo nel 2013 abbiamo avuto 2 mostre sul Serodine, artista imprevedibilmente emozionante e costantemente originale, ancora oggi ne manca una per Valentin, un genio anche più grande, credo. Nella mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi al Palazzo Reale di Milano nel 1951, fondamentale evento per gli studi posteriori, Longhi ha voluto affermare il ruolo storico di Valentin, includendo ben 6 quadri dell'artista. Poi, nel 1958, notando l'urgenza di ricostruire un catalogo giusto dell'artista e di studiare gli anni cruciali del movimento caravaggesco dal 1615 fino al 1932, ha pubblicato un primo elenco di opere che lui considerava autografi o no. Come indicazione della sua stima per l'artista, ha scambiato un quadro di Giuseppe Maria Crespi della sua collezione per ottenere il magnifico Negazioni di San Pietro, un'opera abbastanza presto. Però bisognava attendere la mossa dei caravaggeschi francesi del 1973 per finalmente trovare una risposta di grande intelligenza alle sue idee da parte di Jean-Pierre Cousin e Arnaud Bréjon de Lavernet. Ancora oggi, i commenti di questo catalogo costituiscono il punto di partenza di qualsiasi ricerca. Nel saggio di 1943, Longhi si esprimeva in questo modo per commentare lo stato della critica su Valentin, fino a quel momento fissato su qualche idea sclerottico. Su quella falsa riga del principio naturalistica, diceva Longhi, si finirebbe per dar più credito ai pochi tratti accomodati e francesemente razionalistici nell'opera del Valentin, che non alla sua intelligente frattura del precedente manfrediano, una costante indipendenza mentale che gli consente ancora nel 1629 ciò che non era riuscito al Caravaggio stesso nel 1605,
di piantare fieramente la vecchia bandiera caravaggesca su un altare di San Pietro e si pensi proprio accanto allo stendardo del nuovo crociato dell'Accademia Niccolò Pisan. Tornare su questi giudizio di frattura intelligente e dell'indipendenza mentale di Valentin, che a me sembra estremamente importante per capire la portata della sua arte. Ma per un momento vorrei ricordare un'altra osservazione che troviamo non nel testo, ma nella lunga notte in cui Longhi mette i suoi pensieri più particolari. È qui, in effetti, che Longhi riprende un'idea già avanzata in un articolo del 1926, e cioè che l'autore anonimo di un gruppo di quadri da lui catalogato sotto il nome di Maestro del Giudizio di Salomone abbia qualche legame con Valentin e che forse possa essere identificato addirittura con la produzione giovanile di Valentin, così almeno nel 1934. Longhi indicava un componente francese nel caposaldo del gruppo, elemente, dice, sottintesi di origine classicistica, inscenati in modo prevalentemente naturalistico e popolaresco, quasi con un poco di commedia. Tutto ciò, continua, ci riporta allo spirito dei francesi operanti a Roma nei primi decenni del secolo, gli elementi di scenica classica che affiorano persino nel naturalismo di Valentin. Per me è meno importante il fatto che Longhi si sia certamente spagliato sull'attribuzione di questi quadri, assegnandoli al mediocro Guy François, cambiando in seguito l'idea in favore dell'enigmatico collega fiammingo di Valentin, Gérard Dufay. Quello che importa è che Longhi indicava qualche legame tra il Maestro del Giudizio di Salomone e Valentin da una parte e con Ribera dall'altra. Nella notte di 1943 egli però rimosse questa affermazione senza però arrivare a una diversa soluzione. Ha comunque giustamente respinto l'ipotesi dell'identificazione con Valentin, tenendo però ferma l'idea che si trattasse di un pittore di origini francesi. Oggi, grazie all'intuizione e poi alla dimostrazione attraverso alcuni inventari antichi, Gianni Papi è riuscito a stabilire che l'autore di questo gruppo di quadri è il giovane Ribera. Ma, ed è questo importante, grazie alle osservazioni di Longhi possiamo capire che il primo momento di Valentin, un momento quasi privo di documenti, va letto in sintonia con il giovane Ribera. In effetti, la ricostruzione del giovane Valentin, che proveremo a presentare per la mostra dell'anno prossimo, sarà fatto grazie a questi primi appunti di Longhi, ripresi e poi sviluppati da Pappi, il solo che ha tentato di studiarli singolarmente nel loro reciproco legame, l'uno dopo l'altro, tutti gli artisti presentati da Longhi nel saggio di 1943. Il risultato delle ricerche di Papi costituisce un recupero di una ricostruzione fondamentale della pittura caravaggesca negli anni 1610-1620. Adesso possiamo meglio capire che questa intelligente frattura del precedente manfrediano notato da Longhi è stata facilitata attraverso il genio di Ribera, attraverso 1615-16. E dopo quel momento, cioè dopo il trasferimento di Ribera a Roma e da Roma a Napoli, che possiamo parlare della cosiddetta indipendenza mentale di Valentin. In che cosa consiste questa indipendenza mentale? Per rispondere a quale domanda, bisogna tornare per un attimo al testo di 1935 in cui Longhi identificava quelli che per me rimangono i punti cruciali per capire l'importanza storica del movimento caravaggesca. Scriveva: era proprio l'atteggiamento etico di fronte all'uomo, alla storia, ai suoi miti, che era cambiato con il Caravaggio.
Soltanto dopo che il Caravaggio aveva capovolto in umano il modo di interpretare gli argomenti sacri, ci si poteva dar coraggio a rappresentare non come divagazioni pittoresco, come in Bassano, o come genere, come nei quadri fiamminghi e olandesi, ma con piene dedizioni all'argomento una famiglia di contadini. Immagino che Longhi avesse in mente la trasformazione della chiamata di San Matteo da soggetto religiosa a una scena di taverna. Spesso si focalizza il discorso della rivoluzione caravaggesca sull'ambientazione in una scena religiosa in un interno modesto abitato da figure in costume del tardo Cinquecento. Ma non era quella la novità della scena, perché anche Baglioni sapeva aggiornare una storia con figure vestite in costume dell'epoca. La novità centrava piuttosto nell'aspetto di verità nella pittura, con figure ritratte dal vero e dal naturale. Nelle mani dei seguaci di Caravaggio, e prima di tutto in quella di Valentin, si vede come anche i soggetti derivati dal mitologia classico o dalla Bibbia potrebbero acquistare una qualità sconcertante di sconcertante attualità e urgenza esistenziale. L'esempio dato dal Caravaggio con il Davide con la testa di Golia mi sembra cruciale. È in un certo senso meditazione sulla morte con un sottinteso autobiografico ben capito dai suoi coetanei. Ecco l'idea etico del quadro. Anche Guido Reni ha provato ad emulare questo aspetto della rivoluzione caravaggesca, senza riuscire però a cartare l'esempio classico e dipingendo, nonostante tutto, un emblema della vittoria, quasi come se la testa di Golia fosse un trofeo di guerra. Valentin, con un'inventazione veramente sorprendente, mette davanti a noi un giovane dalla strada, la sua faccia con un'espressione provocante e sconcertato di fronte a quanto aveva fatto, e la testa del gigante ancora sanguinante messo vicino allo spettatore, non come un trofeo, ma come un risultato quasi tragico della sua gara. E poi ci sono le reazioni contrastanti di un soldato in attitudine vittoriosa e un spettatore inorridito. Mi sono chiesto se, sull'esempio di Caravaggio, la testa di Golia non possa essere una sorta di autoritratto o almeno un autoriferimento. In quel caso avemmo un'identificazione dell'artista con la vittima, non con l'eroe. Con un'opera come quella di Valentin, in cui Sassone riflette sulla vittoria di aver ucciso 1000 filistei con una mascella d'asino, il passato biblico è di nuovo proiettato nel presente e la figura che rappresenta indiscutibilmente un individuo reale e quasi certamente un autoritratto è di nuovo al polo opposto dell'emblema di eroismo della grande tela di Guido Reni della Pinacoteca di Bologna. Un commento a parte. L'idea che abbiamo a che fare con un autoritratto di Valentin è suggerito dal fatto che in un quadro molto giovanile con San Giovanni Battista troviamo, secondo me, la stessa faccia. Ma un ritratto sicuro di Valentin stranamente ci manca. Questo sarebbe separati da 10 anni più o meno. Insieme con il momento psicologico che Valentin ritrae, il pittore gioca in maniera ovvia anche sulla finzione della pittura e sull'idea del mito come un pezzo di teatro, una mascherata, così come Velázquez quando lui dipinge il suo Marte. Un quadro che potrebbe essere meglio descritto come un modello in contemplazione nelle vesti del Dio Marte. In entrambe le opere, la dinamica cruciale
e il dialogo col modello piuttosto che con qualche idea astratta di bellezza. Scriveva Longhi nel saggio di 43, Caravaggio era stato posto in grado di meditare su un possibile ricominciamento della pittura e fin dagli inizi come pittura diretta, non cioè meditata stilisticamente, ma affatto, e cioè alla capacità di scegliere fra miriadi e fotogrammi più lacerante e diciamo pure drammatico, un fotogramma però non trovato inconsapevolmente da una macchina da ripresa, ancora di là da venire, ma della volontà dell'occhio interiore. Come dunque non ammettere che un tal modo di vedere risultava in pieno antitesi così al Rinascimento come all'imminente barocco. Un pellegrino barbuto di Palermo che aveva 73 anni per dare al quadro di San Gerolamo una verità tutt'altro che emblematico o ideale. Chiaramente l'ha posato nella bottega con appoggi per mantenere la posizione durante le ore che lavorava. Sappiamo che ci voleva la maggior parte di 40 giorni per finire il quadro. Ribera ha notoriamente cercato vecchi con le pelli coriacea per i suoi apostoli, profeti e filosofi classici. Anche Guido Reni ha avuto un occhio di riguardo per i modelli le cui caratteristiche potevano essere utili nella raffigurazione dei protagonisti dei suoi quadri. Reni però era stato attirato dallo schiavo trovato sulle rive del Tevere perché il suo aspetto gli ricordava le statue romane di Seneca. Altri artisti caravaggeschi però hanno studiato lo stesso modello o prototipo semplicemente perché la sua testa calva con le orecchie sporgenti erano così memorabili. Per Ribera, ad esempio, servì da modellato per l'Apostolo Bartolomeo e gli appare anche nei quadri di un certo numero di artisti, tra cui Manfredi, Ribera e Borgiani. Una rapida occhiata ai quadri di Valentin rende evidente che anche lui aveva modelli preferiti, impiegati in varie occasioni. Forse il più facilmente identificabile è l'uomo di mezza età, con la sua forte sopracciglia, il naso un po' adunco e il fisico ben strutturato che appare nel Dio Fiume dell'Allegoria dell'Italia, nei patriarchi Abramo e Mosè, nell'Evangelista di San Matteo e come il vecchio pastore in Erminia e Pastore. La ricorrenza dei volti familiari nei dipinti di Valentin ci fa pensare a un truppo di viaggianti di attore che, in risposta alle richieste del regista, assumono le diverse parti secondo il dramma o la situazione. Il pittore alza la tenda e i protagonisti sono sul palcoscenico davanti a noi e sempre consapevoli della nostra presenza. Ci guardano sollecitando una reazione, ma questo uso ricorrente di modelli specifici indica anche il grado in cui i dipinti di Valentin sono profondamente connessi con la realtà della vita e possono sembrare a volte meditazioni personali, sempre con una vena di malinconia, dei momenti transitori di piacere o di tragedia. Non conosco un esempio più profondo del quadro del Giudizio di Salomone per spiegare il nostro coinvolgimento nell'azione che si sta giocando davanti a noi, con due vecchioni nel fondo, commossi dalla tragedia della morte del bambino, ma anche perplessi per l'azione precipitosa del giovane re, sempre un giovane come il re nelle tele di Valentin. Come se nei suoi dipinti ci fosse un rifiuto alla prudenza dei vecchi. Anche l'impaginazione con le figure decurtate in maniera completamente inaspettata, quasi casualmente nella maniera della macchina di presa,
e l'effetto del comando del giovane re in sospeso, con una madre che sta entrando sulla scena per supplicare con emozione e con l'espressione di terrore del bambino strappato dai bracci della falsa madre. Qui abbiamo un'intelligente frattura rispetto al precedente non soltanto di Manfredi, ma anche di Caravaggio. Un'indipendenza mentale che sostiene il confronto con le più originali invenzioni di Caravaggio. In questi esempi si apprezza la maniera in cui Valentin crea uno spazio pittorico più profondo, più animato, con figure in pieno movimento. Crea, insomma, Valentin, quella qualità di vita che per i critici da Mancini fino a Bellori mancava nelle opere di Caravaggio. S'avanzò più di ogni altro naturalista nelle disposizioni delle figure, diceva Bellori di Valentin. Ma io preferisco il giudizio di Longhi e l'idea di un'intelligente frattura e indipendenza mentale. Grazie molto.